Allora, con il vostro permesso attivo la registrazione dando il benvenuto a tutti in questa puntata del lunedì del gruppo delle persone un po' appassionate, incuriosite o comunque che hanno un afflato o personale o anche professionale sul recupero dei borghi italiani. L'idea di costruire questo blog generale, diciamo, di raccolta di persone che possono essere interessate a impegnarsi o comunque a favorire questi recuperi è venuta da una serie di colloqui, insomma, che comunque constatavano una sorta di cambiamento nelle idealità di vita e anche nelle collocation. Anche perché noi tutti abbiamo sperimentato che si può lavorare da dovunque o quasi, a seconda del lavoro che si svolge. Diamo il benvenuto allora a Daniela Santarin, ad Anna Conti, a Giovanni Pastore, che ci racconteranno di una location splendida, bellissima, e solo per farvela assaporare, condivido il mio video e mando in onda un breve filmato. Lo vedete? Vedete il filmato? Fermo. Fermo all'inizio. Volume basso. Perdonate, rifaccio perché per errore mio non ho condiviso anche l'audio del filmato. Così è meglio. Ecco, interrompo il video perché nella sua sostanza ha dato comunque la visione dall'alto, dal drone della location e dell'intorno e che affaccia con una bella vista sulle guglie di San Gimignano. Io passerei la parola a Daniela Saltarin che ci racconta cosa significa nella storia e cos'è questo borgo. A te, Daniela. Certo, sì. Il borgo è praticamente su una piccola collina, qualche centinaio di metri che si erge in altezza sul piano campagna, ed è nella zona est di San Gimignano. Ha storia dal tempo degli Etruschi. Io ho avuto anche modo di verificare la cosa, di constatare questo qua. È proprio sul crinale, si sviluppava sul crinale di questa collina, dove passava anche una variante della via Francigena. Infatti, all'interno del bosco, della parte della tenuta che è bosco, troviamo ancora i resti di quella che si vede benissimo essere stata una strada battuta di una certa dimensione e quant'altro.
una serie di successione via via nel Medioevo, ma ha avuto il suo grande sviluppo, la sua grande ricchezza, la sua grande forza alla fine del Cinquecento, quando è diventata proprietà della famiglia Cortesi, della nobile famiglia Cortesi, di Paolo Cortesi, che allora era un legato pontificio, alto prelato pontificio, la sviluppò e la risistemò e la riqualificò come grande villa padronale, contenuta, importante e quant'altro. Lì diventò proprio un luogo, un cenacolo di cultura. Diciamo che l'Accademia fondata da Marsilio Ficino, come se lei, dei neoplatonici, si ritrovava spesso in questo luogo. Ed infatti è diventato un gran centro di studi umanistici nella storia. Abbiamo diverse testimonianze di questo tipo. Le ritroviamo in bibliografia, in qualsiasi testo. E il luogo poi ha avuto questo grande exploit durante questi anni, poi via via è andando calando sempre di più, diciamo, possiamo tranquillamente dire che è diminuita la sua importanza, e via via, con le vicissitudini storiche che si sono succedute, ed è diventato un luogo completamente abbandonato, fino a che negli anni Ottanta era praticamente solo un borgo rurale senza una storia particolare, sembrava quasi dimenticato, e alla fine degli anni 90, quando la persona che poi mi ha acquistato una parte, che è oltretutto una mia cara amica, è andata a ricostruirlo, lei l'ha comprato solamente per il piacere e la bellezza del posto, non ha neanche idea dell'importanza storica che aveva avuto nel passato questo luogo. Poi, quando lei ha cominciato a lavorare nel ristrutturarlo, e si sono fatti avanti, si sono avvicinati studiosi del luogo, facendole scoprire l'importanza storica del luogo. E allora lei è andata a riscoprire, a ristudiare, a ritrovare tutta la documentazione, e ha preparato e ha studiato e una storia, ha rifatto il percorso del luogo. Il luogo adesso è stato restaurato per la parte di proprietà Daniela, sua. vuoi che mandi in onda le slide? Sì, Se... facciamo andare le slide così vedete un po'. Nel raccontare, ecco, abbiamo dato questo nome proprio perché per la vocazione culturale, ma ecco, entrare, questa è la parte ristrutturata dalla signora ed è la parte di sua proprietà, diciamo, che fa parte di tutto il contesto. Questo luogo è completamente ristrutturato nelle sue forme, nei suoi elementi originari. Infatti lei ha fatto una ristrutturazione severissima per quanto riguarda il rispetto di tutto quanto. Questa è un'altra immagine. Ecco, qui vediamo il luogo ristrutturato dalla parte del cortile interno, e vediamo com'è. Puoi andare avanti, non mi fermo. Ecco, questo invece. Aspetta, che torniamo un attimo indietro. Abbiamo visto il passaggio, ecco, questa è una vista dall'alto, dalla piscina si vede, è stato ristrutturato naturalmente come resort di alto prestigio, ha una piscina con un piccolo parco, poi ha degli ettari di bosco, ha degli ettari di seminativo arborato, insomma, le varie classificazioni che ci sono. Dal punto di vista dei terreni. Ecco, questa è un'altra foto del cortile e della ristrutturazione. Nella parte, diciamo, della vostra destra, il muro che vedete fa parte di una casa padronale, che attualmente è abitata dai proprietari, e la costruzione di sinistra, invece, il resort è un resort
ci sono cinque stanze doppie, col proprio bagno, tutto quanto, e nella parte superiore, nella parte alta, all'ultimo piano, abbiamo una suite che è un piccolo appartamento con un proprio salotto, con un proprio angolo cucina, con un bagno importante e quant'altro. Ecco, l'interessante qui è che all'area che è già di proprietà della famiglia ristrutturata e quant'altro, quello che era il borgo completo, poi che è stato suddiviso, ridiviso per vendite, per lasciti testamentari e quant'altro, si è tutto smembrato, si è tutto diviso, e qui abbiamo una foto di una parte che attualmente si può tranquillamente inserire, unire, anzi è già unita perché continua gli immobili che vedete in giallo alla vostra destra, sono gli immobili che fanno parte della proprietà che si intenderebbe riaccorpare a quella che è già ristrutturata di un altro proprietario naturalmente, ed è una parte, come in giallo abbiamo le parti, gli edifici, e in verde sono le parti di terreni agricoli, tutti i terreni agricoli questi, che vanno uniti a questo, a questa ulteriore proprietà che si vorrebbe accorpare. L'idea è quella di mettere un attimo di attenzione, di riaccorpare tutto quello che è possibile riunire e riportare il borgo alle caratteristiche che aveva in passato. C'è la possibilità anche di riaccorpare andando ad individuare le situazioni che ci sono, poi Giovanni spiegherà meglio tutto quanto, diversi terreni agricoli che facevano tutti parte della stessa unità che adesso vedete qui nell'ortofoto in verde e in giallo, altri terreni agricoli, circa 54 ettari di terreni agricoli, che sono stati venduti dallo stesso proprietario, che alla fine ha tenuto solo questa parte ancora per sé e gli altri li ha venduti ad altri proprietari. Ma stiamo lavorando per individuare anche il proprietario, la situazione, la posizione di questi terreni, per poter alla fine riportare proprio ad un unico nucleo il borgo. Questo borgo che è appunto il borgo, adesso qui non è possibile, non lo si vede, cioè si vedono degli altri edifici, questi altri edifici facevano sempre parte del vecchio borgo, e in particolare quello che voi vedete come edificio 59, che è un'altra di quelle realtà che potremmo vedere di riaccorpare, quella lì era una scuola. Era una piccola scuola, quella negli anni 60, 50-60, aveva cominciato, ma fino agli anni 80 ha continuato a funzionare come scuola per il borgo. Adesso è in affitto ad una famiglia, però lì era la scuola del borgo. E all'interno di questo complesso, fra gli elementi che non sono inseriti qui, ma che potranno essere inseriti, ci sono anche i resti ottimamente conservati di una chiesa del 200 che è stata restaurata da un signore, da un proprietario che ha avuto, un proprietario tedesco che l'ha restaurata. Ancora dentro abbiamo gli affreschi del 200, l'altare ancora esattamente come era per quell'epoca, e ci sono anche i segni del passaggio dei templari in queste località. Al di sotto delle costruzioni non visibili, qui c'è tutta una rete di cantine sotterranee a volta, e sono tutte da recuperare, da ristrutturare, da riprendere, da inserire in quello che potrebbe essere un bellissimo esempio, una bellissima iniziativa di recupero del borgo, ma non solo dal punto di vista immobiliare, ma dal punto di vista anche dello sviluppo agricolo, produttivo, come Alfonso mi ha suggerito di chiamarlo, giusto, di un cenacolo, che era poi,
il primo pensiero che a suo tempo aveva avuto Paolo Cortesi quando aveva ristrutturato a suo tempo nella sua magnificenza. C'è una doppia cinta muraria qui, in parte coperta, in parte coperta dal fogliame, dagli arbusti e quant'altro, in parte ristrutturata, recuperata, ripulita dalla proprietà. Ed è molto interessante il seguire queste mura antiche e poi il scendere all'interno delle cantine dei cunicoli sotterranei. Addirittura si parla, ma non sono riuscita ancora a recuperare questo qua, di un antico passaggio, di un antico tunnel che da qui portava direttamente a San Gimignano in sotterranea. E è da studiare, dovremo approfondire eventualmente, però il contesto storico accompagnato alla realtà attuale produttiva, che potrebbe essere produttiva e di sviluppo, sicuramente a mio avviso ne fa un luogo di grande interesse all'interno delle proposte che voi state proponendo e noi a questo punto, perché mi sento estremamente coinvolta, perché finora ne ha sempre parlato da sola in questo luogo, cioè da sola, da una piccola cerchia, però trovare il poterlo proporre, di poterlo proporre all'interno di questo contesto, lo trovo estremamente interessante. Ci sono delle foto dei ruderi, magari Alfonso, se riesci a fare andare un po', sono solo delle piccole testimonianze, ecco, come vedete, questi sono i ruderi. Fino a qualche anno fa il tetto era ancora presente, poi è crollato per il maltempo, cosa però all'interno ci sono ancora degli affreschi che naturalmente si stanno deteriorando perché con il cielo aperto sta andando tutto avanti. Sempre più si sta deteriorando sempre di più. Comunque le mura sono sane, sono forti e mi auguro che trovi l'interesse all'interno di questo gruppo perché lo merita veramente. Se voi venite, che per me ormai è il luogo di casa, il Genius Loci vi accoglie subito e non potete non vedere quello che chiunque va lì vede, insomma. Io mi auguro che sia possibile. Grazie. Grazie, grazie a te Daniela. Passo la parola ad Anna, architetto, anche tu ti sei innamorata di questo progetto, raccontaci dal tuo punto di vista. A te Anna. Allora, credo che Daniela abbia già detto molto, per cui sarò molto sintetica. Io mi sono innamorata di questo posto per la storia, per tutta appunto la cultura che c'è dentro, ma anche per la potenzialità che ha rispetto alla sua valorizzazione. Potenzialità che io non richiuderei solo in un discorso immobiliare, in un discorso di resort, in un discorso di turismo, perché ritengo che per valorizzare qualunque borgo, per riportargli la vita è fatta di lavoro, di agricoltura, di produzione, di trasformazione di prodotti. Per cui, dal punto di vista della situazione attuale, abbiamo una parte già ristrutturata, già diciamo anche di buon livello, sono circa insomma, 650 metri quadri, ma poi abbiamo più di 1300 metri quadri da recuperare, di cui avete visto i ruderi. E possono essere recuperati in una maniera anche molto interessante, proprio perché in parte sono distrutti. Questo quindi c'è da fare tutto un lavoro di progettazione, ma è possibile recuperare diciamo che una parte che valorizzarla al meglio, perché il luogo lo richiede. Ma io ritengo che sia poi molto interessante la parte agricola. E la possibilità di fare una trasformazione dei prodotti dalla parte agricola. Qui siamo in zona in cui il zafferano è una produzione tradizionale e molto, molto rinomata. Stiamo già elaborando un progetto per la trasformazione dei prodotti e quindi creare un marchio che possa poi, diciamo, dare importanza a tutta questa produzione. E io credo che questo luogo potrebbe
potrebbe, e secondo le nostre progettazioni lo farà, costituire anche un elemento importante che poi può essere ripetuto, che può essere, perché noi abbiamo bisogno di recuperare molti borghi in Italia. Okay. Ora stiamo parlando, noi ci riferiamo a questa zona di San Gimignano e lavoriamo su questo e poi lavoreremo anche a livello toscano, perché sicuramente può essere intanto nell'ambito della regione toscana, ma sono sicura che ci sono tantissime altre regioni in cui ci sono anche piccole, diciamo, piccole o grandi iniziative in questo senso. Quindi adesso lascio la parola a Giovanni e poi eventualmente, se c'è bisogno, mi ridate la parola se avete bisogno di informazioni che sono più legate al discorso architettonico, al discorso della... Grazie, grazie Anna. Invitando tutti ad alzare la mano nel caso, passo la parola all'uomo dei numeri. A te Giovanni. Mi sentite? Benissimo. Allora, io... È stata bravissima Daniela, sintetica Anna che poi avrà da aggiungere. Io ho fatto per 35-40 anni l'amministratore di società immobiliari, anche SPA, ho fatto un sacco di operazioni immobiliari, quindi credo di saper valutare la validità, il valore di un'operazione. E anche se, secondo me, dopo aver studiato i numeri, la parte immobiliare dà la tranquillità a chi volesse investirci della solidità dell'investimento, ma e forse anche un po' di redditività. Ma la redditività vera viene da quello che dicevano Daniele ed Anna, cioè viene quindi dalla rivitalizzazione in senso produttivo, in senso di turismo culturale, il cenacolo. Tenete conto che una delle prime macchine a stampa, se non la prima assieme a quella di Venezia, è stata installata in quel borgo per produrre proprio un libro scritto da questo intellettuale Cortesi che polemizzava con tutti gli intellettuali dell'epoca e così via. Allora, dando due numeri di insieme, alla fine dell'acquisto degli immobili e del potenziale acquisto dei terreni, si ci potrebbe trovare, a parte quella scuola di cui parlava Daniela prima, si ci potrebbe trovare con 2.000-2.100 metri quadrati, diciamo, residenziali o residenziali turistici e 67 ettari di terreno tra oliveto, vigna, terreno agricolo per zafferano e orti e una parte di bosco, poi con quel plus culturale che in questo momento viene riscoperto a tutti i livelli planetari, della Via Francigena, dei randonneur, eccetera, eccetera. Ecco, con molta prudenza si può dire che tutto questo che ho elencato, quindi i 2.100-2.200 metri quadrati di immobili finiti, i 67 ettari, ripeto, sempre escludendo la rivalorizzazione della scuola e gli eventuali spazi agricolo-culturali che si possono sviluppare in quegli ettari, comporterebbe un investimento intorno ai 5 milioni e mezzo. No. Questo è il costo che, come chiunque di voi al minimo conosce i valori, sono ampiamente coperti da semplicemente dagli immobili, ecco, no, semplicemente dagli immobili, quindi con un plus dato dagli ettari, dalle colture e così via. Ovviamente questo perché siamo in un momento di trapasso generazionale dell'attuale proprietà, quindi una volontà dell'attuale proprietà di passare la mano e una fiducia innanzitutto in Daniela e poi
era una situazione che seguivo io e che appunto poi abbiamo cominciato a seguire insieme. Basta, io direi che questi sono i dati essenziali dell'operazione, da un punto di vista puramente di valori e immobiliare. Qualunque domanda vogliate farmi, io posso rispondere, così lasciamo spazio a domande, approfondimenti, eccetera. Quindi nell'attesa delle alzate di mano, insomma, di interventi, questa location ha vocazione di avere tipicamente quasi di una fondazione o comunque di una proprietà unica che potesse continuare lo spirito del Cenacolo, oppure un frazionamento tra diversi proprietari che abbiano però una vocazione a questo Cenacolo, cioè se la proprietà ha questa intenzione di passare la mano, ma non di lavarsi le mani di questo suo pezzo del cuore, diciamo. La proposta è indirizzata soprattutto verso un cenacolo di persone che potrebbero trovare qui un luogo di incontro, di ospitalità di altri autori, di altri creativi. Ecco, non mi sembra dunque un posto solamente vocato a un consumerismo bed and breakfast. Ecco, dimmi se sbaglio, Giovanni. O Daniela, o Anna. Ma, tanto visto che hai chiamato me, ti rispondo io. È chiaro che qui è il prototipo del borgo italiano, in cui si sommano le... Io sono ligure, quindi la Liguria è piena di borghi, borghetti simili, in cui si sommano la storia, la cultura, la tecnica agricola, le particolarità agricole. Poi nel disastro degli anni dal 40 al 90 la proprietà si è frazionata, gli eredi sono partiti per le Americhe, no? Come dicevano in Liguria, e così via. Quindi tutto si è slabrato. Ecco. Però in questo ritorno che si sta avendo in questi anni, effettivamente questo è uno che ha degli attu anche culturali, basti pensare solo alle accademie neoplatoniche e così via, che può proiettarlo molto in alto. Ecco. Basta. Poi grazie, grazie Giovanni. Anna? Io se posso aggiungere, un borgo per essere rivitalizzato ha bisogno di avere molte anime. Certo, c'è un'anima principale che qui si impone, che è quella culturale, non c'è un'ombra di dubbio, e che è anche legata alla bellezza del posto, alla bellezza della vista anche che c'è da questo posto. Ma il fattore, secondo me, poi produttivo, agricolo, che deve essere elemento vitale, è quello che rende oggi, risponde a una domanda che quando è culturale, non è solo culturale. E faccio il cibo, è diventato una cosa importantissima, è diventato una cosa colta, ok? Ma è diventata una cosa forse anche troppo colta quando ha superato i limiti di non essere un legame diretto con quello che è la vita. Quindi questo può essere un borgo dove ci può essere una parte magari di accoglienza per persone che possono trascorrere dei periodi, vado a scrivere un libro lì, vado a fare una ricerca, vado a lavorare per un periodo in quel luogo, ma deve essere anche un luogo dove si vive, dove ci sono abitanti, dove ci sono residenti, che sono residenti in quel posto perché in parte legati all'attività che viene fatta, ma anche in parte semplicemente perché c'è un tipo di vita, un tipo di che si può ricreare nel borgo, di cui oggi tutti sentiamo il bisogno, perché siamo tutti chiusi nelle nostre scatoline, individui, che sentiamo il bisogno di riuscire a vivere in una comunità. Quindi credo che questo sia, come dice Giovanni, un borgo tipico, ma tipico a un livello che può, diciamo, per la sua importanza culturale, per la sua importanza storica, assume anche da un punto di vista economico una valenza importante e può essere in qualche modo di guida per anche poi gli altri borghi, perché non sarà certo l'unico. L'Italia è piena di posti meravigliosi, bellissimi, con una grande storia. Questo è sicuramente uno di quelli che
più di tutti ne può essere il simbolo, ne può essere il, diciamo, come è evidente dalla, anche dalle immagini che avete visto. Quindi, può essere, quindi ha una valenza economica, e proprio perché si porta dietro delle valenze che sono di eccellenza, ma eccellenza intesa non come lusso, ma come bellezza, e come anche capacità di vita quotidiana, di produzione. La cosa sicuramente interessante è che la vocazione, poi al di là di, diciamo, cultura e quant'altro, è l'autosufficienza che si può raggiungere in questo luogo, che è importantissima, l'abbiamo visto succedere in questo periodo, la necessità di poter vivere in un posto dove succeda quel che succeda, comunque hai la possibilità di essere autosufficiente in quel luogo. E qui lo possiamo avere rimanendo come comunità, rimanendo in un luogo a vivere tutti quanti, però anche lontani dal caos, dalle situazioni che possono indurre gli assembramenti, i famosi assembramenti. E l'autosufficienza che si può raggiungere in questo posto dal punto di vista agricolo, ma anche energetico, perché stavamo pensando anche di inserire, di valutare la possibilità di inserire dei progetti anche per quanto riguarda le energie rinnovabili. La cosa interessante che noi vorremmo assolutamente riuscire a creare in questo progetto è, e qui entriamo nel mio campo, quello su cui sto lavorando in questo momento, è riuscire a creare un progetto che risponda il più possibile ai 17 obiettivi dell'Agenda 2030. Io faccio questo di lavoro, valuto progetti che abbiano questo impatto. Quindi stiamo parlando di impronta ecologica, di carbon neutral, di queste voci che tanto circolano in questo momento, ma che molto spesso non si conoscono bene. Ogni progetto a cui sto lavorando in questo periodo, dall'inizio, le prime cose che facciamo è proprio valutare tutti i passi che si fanno e che siano il più possibile rispettosi dei 17 obiettivi, quando è possibile. E a mio avviso qui possiamo andare a toccare una gran parte degli obiettivi, se non quasi tutti, perché il contesto poi non sempre può essere adatto, però il progetto ha anche ha questa ambizione, che è importante per poi tutto un discorso di fondi che arrivano dall'Europa, di investitori interessati, di aziende che possono essere interessate. Quindi, ripeto, il Genius Loci storico mi permette di dire anche questo. Stiamo lavorando in un contesto più moderno, diciamo, in una visione più moderna. E posso aggiungere questo, ovviamente lo stiamo studiando sia da un punto di vista del progetto del recupero, ma anche proprio dal punto di vista della produzione. La produzione che stiamo pensando e su cui abbiamo già avuto dei contatti importanti con chef stellati, eccetera, eccetera, e per arrivare a qualcosa che abbia proprio, che rispetti i famosi 17 punti, tra cui non solo il chilometro zero, ma anche qualcosa proprio di innovativo rispetto a questo. E questo è come dire, è il life motive, è quello che noi oggi dobbiamo aggiungere, perché il passato ci ha regalato, come dice Daniela, come ci ha spiegato Daniela, ci ha regalato tantissimo spessore. Quello che oggi possiamo aggiungere, dobbiamo aggiungere, è che il fatto, attraverso l'innovazione, attraverso la tecnologia che siamo riusciti a sviluppare, e smettere di distruggere, ma cominciare a costruire qualcosa di alternativo che possa ridurre le emissioni di CO2 in maniera significativa. Ora, si parte da un borgo piccolo? Sì, si parte anche da un borgo piccolo, dove questo elemento diventa la stella in più anche per l'investimento, perché oggi un investimento che coinvolga aziende, coinvolga tutto quello che è appunto la riduzione della produzione di CO2, è
è l'unica cosa nuova che possiamo dare, perché la bellezza la dobbiamo rispettare, ma dobbiamo dare questa cosa in più. E questo è sicuramente uno dei temi di questo, che si può applicare su questo borgo. C'è una richiesta di intervento. Chi è che vuole intervenire? Io sono Davide Magrizzanolli da Ferrara. Prego, prego, te Davide. Noi qui, intanto buonasera a tutti, è stato estremamente interessante questa presentazione, come essere parte di un altro progetto di Alfonso è estremamente, mi fa proprio piacere, è estremamente interessante. Io personalmente vengo da un paese e da una provincia che va dall'Adriatico fino quasi alla provincia di Modena e Mantova, quindi con le quali confiniamo. E le realtà che sono all'interno dei nostri piccoli borghi, che non hanno ovviamente quel sentire così intimo dei piccoli borghi del centro Italia, ma sono aperte alla campagna, in realtà risentono molto della desertificazione del lavoro. E paesi come Tresigallo, città del Novecento, o dei borghi limitrofi, come possono essere altri piccoli assembramenti di case, effettivamente risentono anche, secondo me, da un punto di vista sociale molto il periodo di disgregazione post 1990, direi, ma anche precedente, direi 80-90. Credo che la cosa interessante sia cercare di creare dei punti di ritrovo, soprattutto, perché una volta che si ritrova quella convivialità, quella voglia di restare insieme, dopodiché le cose, secondo me, si aiutano, nel senso che si creano dei piccoli circoli di sostegno economico, delle piccole realtà che poi pian pianino, sostenendosi reciprocamente, poi è la famosa filiera corta menzionata più volte da Malvezzi. Quindi un piccolo contenitore, un piccolo bacino che di autosostenitamento che possa permettere la nascita di queste cose, perché in realtà da quello che ho sentito, oltre a essere contribuenti netti dell'Europa, quindi diciamo che sono più quelli che diamo che quelli che tornano, in molti di questi a Ferrara, o proprio nel mio circolo di Taexito, una persona che si occupa di fondi europei dice che sono proprio la complessità è proprio partecipare, cioè molti di questi concorsi e molti di questi interventi vengono concessi a industrie o comunque a aziende che hanno poco interesse, dal mio punto di vista, nello sviluppo dei borghi. In realtà è proprio una questione, dal mio punto di vista, più umana che dobbiamo cercare di ricreare. È proprio nel volersi bene, nel cercare di riallacciarsi a un territorio che ci ha dato tanto, e noi a Ferrara poi ne abbiamo un esempio incredibile, perché anche sul nostro centro storico è un gioiello, però è stato, secondo me, proprio devitalizzato. Questo sfruttamento e questa voglia di prevalere sulla natura e su quello che è la convivialità, su quello che è il prossimo, è quello che, secondo me, ci allontana dalle piccole comunità che si autosostengono. E qui purtroppo noi ne abbiamo molti esempi, purtroppo. La nostra campagna si sta svuotando e chi ha ovviamente i grandi appezzamenti di terreno, pian pianino, sta avanzando senza nessun disturbo. Comunque sono pienamente favorevole, sono veramente, veramente mi fa proprio piacere essere parte di questa comunicazione, e spero che ce ne siano altri di borghi che si possano riprendere con iniziative come questa, perché io credo profondamente che l'Italia dei comuni e di quelle piccole realtà debba essere riscoperta, e siamo noi i primi ad essere, noi italiani i primi a cercare di, che abbiamo questo compito di rientrare all'interno di questo schema sociale che è disperso, secondo me, i primi a metà del secolo passato, insomma. Poi non so, magari sto dicendo un sacco di sciocchezze qui mi fermo, però no, io lo sento proprio. Non penso affatto, Davide. Certamente ogni borgo, poi passo la parola ad Anna, ogni borgo ha una sua vocazione. Ecco, quello che è interessante è trovare le radici delle vocazioni. Questo ha una vocazione culturale, intellettuale, letteraria, ma sappiamo benissimo che non si faceva granché distinzione
in epoca medicea a fare affari e contrattare opere d'arte, cioè era un pensiero circolare che vedeva il bello, cercava il bello e anche certamente l'utile. Quindi questo borgo ha una sua caratteristica, ha una caratteristica di esclusiva che penso sarebbe vocato a un cenacolo di soggetti che abbia piacere di condividere un confronto e che non è semplice, perché uno può essere un paperone dei paperoni, avere la villa più bella del mondo, ma essere un isolato e vivere da soli è sempre una cosa detestabile. O una fondazione, cioè ad esempio ho avuto esperienze di fondazioni americane che acquistavano luoghi impressionantemente belli per accogliere persone e poterle fare, come dire, dare il via alla loro creatività, al loro genio, tipo la fondazione Rockefeller qui sul lago di Como è celebratissima, però ci sono anche molte fondazioni in giro per l'Italia che hanno acquistato situazioni meravigliose per poterle far produrre al bello, perché l'aspetto economico è un aspetto certamente monetario, importante, ma il bello è un aspetto che potrebbe durare in eterno. A te, Anna. Allora, io volevo solo dire una cosa. C'è una tendenza, e questo lo sarà molto di più nel futuro, per diciamo l'Occidente, in cui abbiamo raggiunto diversi anni fa più del 50% della popolazione inurbata, e c'è stata questa tendenza all'inurbamento. Oggi c'è un processo invece di in qualche modo ritornare a un ambiente naturale dove ci sono le cose che diceva prima. Non leggo il nome perché sono senza occhiali. Chi è che ha parlato prima? Davide, esatto, che è un ritorno alla convivialità e alla natura. Allora, e in questo caso anche alla cultura e alla bellezza. La bellezza non ce lo dimentichiamo, cioè la bellezza, quando vivi nella bellezza sei una persona migliore, quando vivi nel brutto sei una persona peggiore, non per colpa tua, ma perché il brutto fa male. E il bello fa bene, c'è poco. Quindi vivere nel bello, che è fatto di natura, che è fatto di luoghi costruiti, che è fatto di cultura, di tanta roba, è oggi una, secondo me c'è una tendenza che questo diventerà molto più rapido e molto, lo vedremo nei prossimi anni, di un ritorno a situazioni di vivibilità, ok? E i borghi possono rappresentare sicuramente un discorso importantissimo di questa vivibilità. Anzi, sta a noi, secondo me, noi italiani, rispetto anche a questa cosa del dopo Covid, questa cosa di questi fondi che arriveranno dall'Europa e che non sanno assolutamente davvero come spenderli, noi possiamo e dobbiamo, abbiamo il dovere, perché abbiamo una quantità di bellezza concentrata in questo paese, da rivitalizzare. Ma da rivitalizzare non solo con l'immobiliare, io insisto, ma di rivitalizzare anche con la produzione, perché produzione vuol dire lavoro, vuol dire occupazione, vuol dire che non ci vanno solo i settantenni come me a vivere nei luoghi, ma ci vanno anche le giovani coppie, ci vanno i giovani, cioè ci va la vita, è la vita che va riportata. Scusatemi. Non abbiamo annientato il telefono. Quindi questo borgo io credo che da questo punto di vista possa offrire moltissimo, ed è per questo che appunto mi sono innamorata di questo progetto. Posso dire? Prego. Pronto? Prego. Sono Carmen Bizzarri. Perdonami Carmen, però mi aveva chiesto un attimo. E poi intervieni tu. Okay. Davide, perfetto. Ma sarò breve, perché poi in realtà io vi porto il contributo di un ingegnere e vi spiego che la questione delle dinamiche sociali che ci prendono come categoria creano poi alcune distorsioni per le quali spesso siamo portati noi stessi, e conosco molti amici, ad allontanarci da quelli che sono i lavori di industrializzazione per far parte di questi borghi. Io ho molti amici che sono famoso, preso su tutta la famiglia, e si sono trasferiti in Trentino, e anche altri miei amici lombardi,
semplicemente per allontanarsi, perché non riuscivano più comunque a fare quel lavoro di sfruttamento del prossimo, delle risorse naturali, del collettivo, che ti viene imposto per questioni di tempo, di performance, di riuscire comunque a mantenere alta questa spinta e questa velocità della società. Noi, come i famosi, io seguo facendo parte di Unialef, ascolto spesso il dottor Fiore, come lui ha a che fare con i medici, perché la medicina stessa inizia ad allontanarsi troppo da quello che è l'aspetto dell'uomo. Noi ingegneri, posso garantire che iniziamo ad essere veramente stanchi di avere a che fare con le macchine e solo con le macchine, perché il lavoro non riesce più a darci quella soddisfazione. Quindi io penso che si possa ripartire dalle nostre categorie del lavoro, che iniziano a essere sofferenti, e per ricreare questi piccoli borghi sono pienamente d'accordo con Anna. Sono gli italiani che dal mio punto di vista dovrebbero ritrovare il piacere di stare insieme, il piacere di ricreare quello che Alfonso sosteneva, cioè il bello è ritrovarlo in ogni angolo del nostro paese. E così ho concluso. Grazie Davide. Vai. Allora, no, io volevo solo dire questo. Sarà che io sono una geografa e quindi penso al rapporto tra uomo e territorio, uomo e risorse naturali, e quindi significa ripopolare questi borghi, abbiamo detto, ma senza le scuole, senza gli ospedali, le infrastrutture. Cioè non è che possiamo pensare che la valorizzazione dei borghi passa solo attraverso l'agricoltura, la bio, le cose così. Va fatta, secondo me, in maniera molto... come dicono, allora io utilizzo spesso questo motto che è utile dei giapponesi: vivere facilmente una città è uguale a visitarla facilmente. Insomma, il borgo bisogna viverlo e poi utilizzarlo come turista. Quindi vanno fatti tutti i servizi collaterali, se no le giovani coppie dove possono portare i figli a scuola? È chiaro che non lo faranno mai, e quindi non ci si metteranno mai dentro. Ecco, questo volevo sottolineare, l'idea sottostante la valorizzazione dei borghi, che significa ricreare le città. Se non ricreiamo tutto questo, città nella sua piccolo, ma sicuramente con dei servizi infrastrutturali capaci di creare effettivamente la possibilità di essere accolti. Vai Anna. Allora, questa è una cosa assolutamente essenziale. Carmen ha detto una cosa fondamentale, ma questa è una cosa che non può essere risolta borgo per borgo, anche perché bisogna fare una rete tra i borghi, ed è questo che io spero che noi potremo arrivare anche attraverso questo gruppo di lavoro, perché attraverso la rete dei borghi tu puoi distribuire i servizi e puoi fare in modo che ci sia una sinergia, ovviamente. Penso alle scuole, penso agli asili, penso all'assistenza sanitaria, che può essere ovviamente fatta borgo per borgo, quella via internet, come si chiama, in cui ti guardano attraverso il computer e vedono che cosa c'hai, si fa per dire, perché non conosco come funziona per bene, ma anche per la distribuzione poi all'interno tra i borghi, anche delle varie, del dentista, faccio per dire, cioè dei vari servizi che poi servono, il funzionamento del pronto soccorso. Cioè, ovviamente se il borgo è un luogo abbandonato e lontano e non ha una rete, ma questo della rete, voglio dire, è uno dei temi proprio più vitali della possibilità della rivitalizzazione del borgo, ma deve essere una cosa che è fatta attraverso la rete. Ma dirò di più, cioè si tratta anche poi di tutta una serie di cose che vanno, faccio per esempio la raccolta differenziata dei rifiuti, no? Cioè non si può ogni borgo doversi inventare il suo sistema, dovrà essere anche questo organizzata attraverso una rete dei borghi che faranno poi capo a dei comuni, eccetera eccetera. Però tutto questo è fondamentale, Carmen ha assolutamente ragione. Il problema che io intravedo è che lo Stato italiano in tutto questo sta lasciando appunto molto, sì, valorizziamo i borghi, ma appunto non pensiamo ai servizi essenziali. E quindi questo secondo me è al di là
diciamo, e questo è da pensare, cioè non si può fare un bando di valorizzazione dei borghi senza pensare a questo, che lo Stato dica no, attenzione, ma io ti ci metto l'ospedale, ti ci metto questo, quest'altro. Non puoi dire valorizziamo i borghi, valorizziamo i musei, valorizziamo questo, valorizziamo quest'altro e poi non ci metti la possibilità di viverci. Basta, no, io potrei continuare ore, ma veramente è giusto che gli altri parlino. Sì, certamente i servizi secondo un criterio di efficienza, cioè i numeri che generano l'efficienza di un ospedale sono di un certo tipo. Certamente le tecnologie sia di nuova comunicazione, cioè di trasporto fisico, sia di comunicazione via internet, cioè informazioni che girano, sono un grande scenario da sfruttare. Cioè noi abbiamo di fatto, ad esempio, una sanità di base totalmente allo sfacelo, che forza di cose verrà sostituita o in parte sostanziale da sistemi telematici di telesorveglianza, di teleassistenza e di telecose, perché la qualità, ad esempio, dei medici di base nell'offrire il loro servizio sarà infinitamente inferiore a qualsiasi sistema esperto che adesso hanno dei risvolti commerciali in America. Se uno basta vedere il servizio di report sanità 4.0. Quindi non è vero che uno debba prestampare sul borgo di nuova generazione dei concetti vecchi di servizi senza prevederne uno sviluppo, un efficientamento al meglio, perché certamente una rete di borghi, per quanto possa essere vasta e potente, non avrà difficoltà a creare le economie di scala per un ospedale. Ad esempio, gli ospedali verranno totalmente dedicati alle terapie solo di punta, lasciando del tutto sparpagliate sul territorio le terapie più semplici. Ma qui stiamo facendo del futuro. Quello su cui io terrei a precisare è che ogni borgo ha una vocazione, ogni costruzione in passato è stata costruita in un luogo perché c'è un perché, perché c'è una fonte d'acqua, perché c'è una trasmissione facile di legname, perché c'è una risorsa locale, perché il terreno a 100 metri è diverso. E posso testimoniare, ad esempio, che io in passato ho commesso una strage biologica, perché avevo una vigna, miei hanno acquistato un'azienda agricola e la vigna era in un posto particolarmente scomodo. Ed era una vigna di vecchia generazione, quindi filari molto stretti, molto difficili da lavorare. Allora si pensava negli anni 70 o 70-80 una cosa molto efficiente, fare una nuova vigna. Solo successivamente ci siamo accorti che proprio il fazzoletto dove c'era la vigna aveva un colore diverso e soprattutto aveva una luce diversa. Quindi chi ha vissuto quei terreni nel passato sapeva che lì gli andava il raggio di sole di primo mattino e quindi rendeva la vigna molto più fresca e quindi riparata dalle muffe, e il terreno era particolarmente adatto. Quindi ci sono delle cose di grande sensibilità da dover riscoprire. Chi è che interviene? Alberto, vuoi intervenire? Non avrei voluto. Ah, prego. Ma, se l'Alberto sono io, quello sì, che... Sei te, naturalmente. Sì. Ma, questo dei borghi è sicuramente un'idea molto interessante e si prospetta come alternativa a una politica italiana fino ad ora di concentrazione nelle città della popolazione. Come ti ho scritto nei messaggi, sia Enel, sia Telecom, sia le grosse aziende stanno puntando
asservire una concentrazione della popolazione nelle città e non certamente nei piccoli borghi. Però credo che questa idea del borgo sia una cosa sicuramente da riscoprire, ed ecco perché sto imparando tante cose, me ne sto scrivendo molte, perché trovo che sia una cosa molto interessante. Devo dire, come fiorentino di nascita, che credo vicino a lì, cioè vicino a questa realtà, esisteva intorno al 1100 una città chiamata Semifonte, che fu rasa al suolo dai fiorentini perché, essendo un borgo che si atteggiava con un castello a voler fare i suoi affari a dispetto dei fiorentini, venne rasa al suolo e credo che sia rimasta solo una cappella di questa città, che di fatto non credo si trovi più nelle carte geografiche, tra l'altro. Quindi è anche curioso che questo borgo, che è vicino a San Gimignano, abbia continuato la sua vita nel 1400-1500, quando in realtà quest'altro borgo, che venne tirato proprio spianato intorno al 1200, perché era stato, se non vado errato, nato sotto l'insegna di Federico Barbarossa intorno ai 1100 qualcosa. Quindi mi viene curiosità, ma non c'entra molto, scusatemi, una divagazione, perché questo borgo è uno di quei borghi che intorno a San Gimignano prosperarono negli anni. All in all, credo che è molto interessante, ripeto, perché mi dà alcuni spunti che sono importanti, perché se di cultura bisogna parlare, soprattutto in Toscana, è il recupero di questi borghi che ne dà effettivamente il respiro, la dimensione, il plus verso tante altre realtà, anche di turismo, che magari hanno meno storia, però hanno più capitali in questo momento, offrono magari più lusso, ma meno cultura. Mi è piaciuto il discorso del restauro molto preciso delle cose, perché trovo che sia un altro delle cose che vanno riscoperte, cioè anche una certa austerità nel vivere alcune realtà di questi borghi, che è anche il loro bello, insomma, che inglesi piuttosto che tedeschi, meno i francesi, ne apprezzano proprio questo, perché la rileccatura a noi non ci piace proprio. Ecco. Scusate. Posso dire una cosa? Mi taccio. Posso solo intervenire? No, volevo, mi spiace, ma anche perché poi ancora quella. Andiamo a fare l'acqua calda. Non so come si mette la manina. Ecco. Chiama la mia mamma a farti dare tutte le indicazioni del caso. No, allora, Carmen, sei tu? Parla pure. Sì, sono io. Ecco, scusatevi, ma non so come mettere la manina. Il problema anche lì è capire se vogliamo veramente fare. Allora, un borgo e poi in questo mettere una offerta turistica. L'offerta turistica anche lì va progettata in modo tale che ci sia un prodotto turistico, quindi ovvero che il turista, una volta che va lì, sta 3-4 giorni e sa che cosa può fare. Cioè, quello che voglio dire è un po' come non è che basta fare anche lì solo il restauro, sì, è bello il restauro, però poi per il turista bisogna saperlo raccontare, bisogna che il turista faccia determinate cose all'interno, cioè abbia costruito un prodotto, perché se non c'è il prodotto turistico è inutile che noi andiamo a fare la valorizzazione dei borghi fine a noi stessi, ma dobbiamo fare in rivolta la domanda turistica. Quindi bellissimo, io sono scusate, faccio un po' da forse un po' estremista in questo, però perché poi alla fine alcuni borghi vanno, altri no? Perché chiediamoci questo, perché alcuni borghi sono diventati eccellenze turistiche, prodotti turistici che vanno? Perché probabilmente c'è un'offerta turistica tale che il turista non sta solo a fare, sta solo in cantina o
quindi abbinare vari tipi di turismo di un certo livello, dove c'è quindi una spesa del turista, e quindi il turista fa qualcosa al di là del territorio stesso. Grazie Carmen. In realtà quello che stiamo constatando è che il concetto del turismo, cioè dell'accoglimento di questi esigenti soggetti che hanno bisogno di essere tutti serviti e riveriti, forse non è esattamente la vocazione dei borghi, soprattutto in questo momento storico dove la gente vuole trasferirsi per abitare, per stare insieme in un cenacolo con cui si condividono certe idealità. Quindi la questione del prodotto turistico in questo momento storico, che pur c'è, si può intuire, eccetera, però è meno appetibile anche dal punto di vista ideale. Anche perché poi del turismo, come lo abbiamo avuto fino a un anno fa, ora che si ricrei dovremo aspettare parecchi anni, ecco, per come la butta. Ecco. Quindi è un target spuntato. Soprattutto per le difficoltà di viaggiare, di andare in giro, eccetera. Comunque, l'aspetto dell'ospitalità è diverso dal turismo, questo è una cosa che viene riscoperta, ma è un'ospitalità, come dire, meno soggetta a dei criteri commerciali, è più soggetta a dei criteri di scelta e di vicinanza culturale e esperienziale. Cioè io voglio andare lì perché voglio respirare per un mese, una settimana o quanto voglio, una certa visione, e poi saprò anche culturalmente anche a essere evoluto e non servito e riverito di tutto, però è una visione molto personale. Sono in debito con Oliviero che... E poi monte finale. Oliviero, a te. Ci sei ancora? Sì, sì. Vai. Non so se si sente. Sì, sì. Benissimo. Vai, no, vabbè, io cerco di dare il mio contributo, almeno dal mio punto di vista, che non è proprio quello di operatore oppure di, come dire, di ingegnere, insomma, di costruttore, eccetera. Però condivido la parte che questi borghi dovrebbero rientrare nelle politiche, ma nemmeno nazionali, perché chiaramente le leggi, specialmente quelle di indirizzo poi di finanziamenti regionali, vengono dettate dallo Stato centrale, però nelle politiche regionali, perché comunque tutti quelli che ora sono i finanziamenti che riguardano l'abitabilità, quindi le abitazioni, eccetera, eccetera, passano da lì. E se non si sfrutta questo momento in cui stiamo tutti capendo che abitare a Milano centro, che è bellissimo, e abitare un bellissimo borgo c'ha delle diversità. La diversità qual è? Il contatto con l'ambiente e la natura, veramente. Nelle grandi città, come dire, cerchiamo di ricreare, e vanno bene anche quelli, i famosi palazzi che stanno costruendo a Milano con l'edera, con le piante vicino, le pareti esterne, eccetera, per ricreare un ambiente che poi è l'ambiente che tutti vorremmo, quindi l'ambiente è quello in cui ci piacerebbe tutti vivere e lavorare. Però per vivere e lavorare in quell'ambiente, in effetti, ora potrebbe essere anche più semplice, quindi scavalcare il momento, perché telemedicina, teleassistenza, tutto quello che ora abbiamo, piattaforme informatiche per condividere, per fare, quindi un certo tipo di lavoro di capitale umano in effetti potrebbe ritornare oppure non sfuggire, rimanere nei borghi. Però nei borghi, poi a fianco ai borghi, c'è necessità io le chiamo, e questo l'avevamo fatto in un altro progetto, le piattaforme condivise di conoscenze e di imprenditorialità, nel senso di dire tu regione, tu stato, devi creare una nuova modalità di decentralizzazione proprio del lavoro, e perché se non c'è lavoro, come dire, se tu ti devi spostare nel borgo non ci abiterai mai, però se il lavoro comincia a essere decentrato, oppure lavoro di un altro tipo, che non è solo quello intellettuale, che magari è più semplice fare, che l'ingegnere, l'architetto, magari lo scrittore, l'avvocato, il pittore, eccetera, eccetera, ma pure quello delle capability
diciamo così, un po' più tecniche, come potrebbe essere anche la mia, nel senso di quelli che fanno trasformazione digitale, organizzazione, però questi tipi di attività hanno pure necessità poi di avere le imprese, di avere, come dire, su cui lavorare e quindi cercare di fare delle, dei centri di investimento per le imprese. Se non ci stanno le imprese, non ci sta il lavoro, e questo è chiaro. Ora, indipendentemente dal lavoro intellettuale, però poi il lavoro delle imprese, sappiamo tutti che è il fattore, come dire, l'Italia è fatto da PMI, quindi queste imprese le dobbiamo facilitare, quindi non dico nei borghi, ma iniziare a ragionare, quindi una politica di regione, quindi dove è più opportuno che venga fatto un centro industriale per, non più vicino alla città. Io vivo a Bologna, ormai Bologna praticamente torno, mi fa piacere, torno Bologna, sappiamo che stanno facendo il supercalcolatore, stanno facendo il trenino, stanno facendo questo, però poi le piccole e medie imprese stanno un po' trasandate all'esterno e quindi vediamo i capannoni chiusi, vediamo questo, vediamo quell'altro, quindi è lì, cioè cercare di mediare la necessità di riportare un certo tipo di persone all'interno dei borghi per far ritornare pure la... le competenze, perché servono le competenze per far sviluppare i territori, e quindi però poi darle pure le infrastrutture vicino, quindi per far sviluppare quel, non dico imprese perché devono fare imprese produttrici, ma commercio, turismo, quindi politiche che decentralizzino dalla città, perché Bologna, io faccio l'esempio di Bologna perché Bologna, conosco Bologna, Milano, Roma, Napoli, Caserta, insomma le città in cui ho lavorato, ho vissuto di più, è tutto centralizzato, nel senso di dire gli investimenti vanno tutti nelle grandi, i grandi investimenti, ora tranne la Philips Morris che tutti conosciamo, oppure la Lamborghini, eccetera, però poi alla fine ritorna tutto gli investimenti nelle città. E allora cercare di riportare gli investimenti verso l'esterno in una politica però ragionata, è inutile fare un centro, un altro centro, deve essere tutto collegato e tutto visto. Allora secondo me c'è stata la possibilità che i borghi, come dire, non diventino come il nuovo dormitorio che può essere che era prima la periferia, ma diventano un centro attivo, insomma, per il territorio. Mi taccio. Grazie Oliviero. Montefinale, a te Antonio. Sì, direi che sono emersi tanti spunti sui quali sarebbe necessario poter entrare nel merito ed approfondire, perché il problema è un problema molto molto complesso e c'è il rischio che si corre quello di semplificarlo molto, no? Come io ne accenno ad alcune affermazioni che ho sentito ad alcuni temi. Uno, ad esempio, è quello delle vocazioni. Direi che si potrebbe parlare di vocazioni vecchie e vocazioni nuove. Non ha tanto senso parlare delle vocazioni vecchie, avrebbe senso parlare delle nuove vocazioni. Tra più che vocazioni sarebbe il caso di parlare di risorse, e cioè con le risorse disponibili, fermo restando il rispetto dell'ambiente, fermo restando l'attenzione verso il bello, ma tutto quello che si potrebbe fare, quali sarebbero le nuove vocazioni da inventare, visto che quelle di prima, nella maggior parte dei casi, non funzionerebbero più. Quando si sente dire, ad esempio, che c'è questa tendenza al ritorno dei borghi, questa tendenza in realtà, se si traduce in numeri, per il momento è veramente irrisoria, no? Io faccio sistematicamente delle valutazioni di questo tipo. La popolazione nella stragrande maggioranza dei borghi sta diminuendo drasticamente e quindi questo ritorno ai borghi fa notizia. Quando torna qualcuno ai borghi ne parlano le giornaliste perché a volte non sanno di che scrivere, però i numeri sono veramente molto molto bassi.
quando si afferma che alcuni borghi funzionano, si sono sviluppati, altri sono in declino, anche lì un'affermazione molto molto generica, ci possono essere molte ragioni per cui un borgo si è sviluppato e l'altro in declino, si tratta di vedere, le ragioni sono le più svariate, il clima, le opportunità di lavoro che ci sono nelle vicinanze, le caratteristiche del territorio, ci sono molti elementi che fanno sì che un borgo si sviluppi e l'altro no. Dopodiché c'è la presenza anche di imprenditori o di persone che, ecco, io ho avuto occasione di esaminare, di analizzare situazioni da, non so, tipo da Ferrand Adrià, che ha fatto il ristorante più importante del mondo a 16 chilometri dall'ultimo centro abitato e con 8 chilometri di non strada asfaltata, di strada non asfaltata, a, non so, Rigoni di Asiago, che ha questa azienda di trasformazione della frutta ad Asiago, oppure a Luxottica, che è nata ad Agordo. Quindi insomma ci sono le situazioni sono molto complesse e vanno analizzate attentamente, altrimenti si corre il rischio di semplificare troppo. Ancora un paio di aspetti. Filiera corta. Noi lavoriamo sistematicamente sulle filiere corte, però le filiere corte funzionano se c'è un bacino di utenza che può garantire un certo volume di consumo, altrimenti l'alternativa è quella, bacino di utenza locale oppure e-commerce, chiaramente con una microfiliera non si può pensare di porre i prodotti sul mercato tradizionale. Quindi tutti questi aspetti vanno valutati e vanno, ecco, un'ultima riflessione sul progetto è molto affascinante, l'unico limite che ci vedo è un po' quello, che siccome queste strutture, questi terreni che hanno una loro storia e che possono garantire un utilizzo anche molto interessante, molto bello, molto, siccome questo utilizzo, pur tenendo conto di tutti i vincoli che si vuole, può essere di tipo diverso e di conseguenza il modo in cui anche si articola l'intervento potrebbe essere in modo diverso, più nel rispetto di tutti i vincoli che ci poniamo, sarebbe preferibile non partire dal progetto architettonico per poi trovarne un uso, ma partire da una destinazione d'uso per poi configurare il progetto. Ad esempio, l'esempio che veniva fatto della fondazione, cioè un conto è se c'è una prospettiva di una fondazione, allora l'intervento lo si fa nella prospettiva della fondazione. E se non c'è quello, se la destinazione d'uso è diversa, l'intervento, pur con tutti i vincoli che si pone, dovrà essere fatto tenendo conto di altre destinazioni diverse. Anche il rapporto tra la parte residenziale e quella agricola, su quella agricola io avrei, non entro nel merito, ma molte perplessità. Anche lì si tratterebbe configurarlo sulla base delle possibili reali destinazioni d'uso. Mi fermo qui, grazie. Grazie a te. Anna? No, devi attivare il tuo microfono, Anna. Gli ultimi due interventi. Certo, io ho parlato di una tendenza che riguarda che sta succedendo e sta per succedere, non ho detto che è successa, perché se è successa è storia, non è tendenza. La tendenza che c'è oggi, e questo, di questo sono, cioè, voglio dire, è inequivocabile che ci sia questa tendenza a volere in questo momento, questo bisogno di uscire dalla gabbia della fabbrica che produce, della grande fabbrica che produce e distribuisce, come della chiusura nella città. Questa tendenza c'è. Oggi c'è la possibilità
attraverso i borghi, e questo è sicuramente un borgo di eccellenza, che per cui può, come dire, contare su molte carte, ha molte carte al suo, molte in mano, e noi abbiamo l'opportunità di essere pronti a rispondere a questa tendenza. E la tendenza è fatta di due elementi fondamentali: il bisogno di vivere al di fuori della città e in una situazione di benessere, e l'altro è di lavorare anche in una situazione migliore di quella che è all'interno della città e della fabbrica. Noi siamo il paese, come dice lei, delle piccole imprese, che sono quelle che possono portare l'innovazione. C'è un problema che metto tra parentesi, che è quella della liquidità disponibile per queste piccole imprese, e questo è un altro problema, ed è un problema che speriamo che attraverso questi soldi che dovrebbero arrivare dall'Europa, speriamo che in qualche modo, questa affrontando il problema, lo possiamo risolverlo. Ma per esempio, quando parlava lei di produzione, il futuro della produzione non è più nelle grandi... Certo, dipende dalla scala, se devo fare ferro e se devo... Deve essere. Ma il grosso della produzione, soprattutto italiana di qualità, può venire distribuita, cioè si può fare la produzione diffusa. Questo è il futuro. Ora, che io le dico, questo non è ancora una tendenza, ma lo diventerà presto, come invece già tendenza è il voler abitare in una situazione migliore. È una tendenza. Succederà, non è già successo. È su questo che noi stiamo lavorando. Quando lei parla poi giustissimamente di dire io prima ho una funzione e poi definisco come devo articolare questa, anche la parte immobiliare, noi su quello abbiamo già cominciato a lavorare. E quando parliamo di produzione e di produzione agricola, è la trasformazione del prodotto su cui noi stiamo lavorando, che può diventare appunto un elemento di forza, che si porta dietro la produzione agricola. Ok, quindi è chiaro che va fatto all'interno di un progetto, come diceva Oliviero, che è un nome simpatico perché si chiama come uno dei miei nipoti, e questo va fatto all'interno di un progetto ovviamente regionale, ovviamente a livello nazionale, ovviamente a livello europeo, ma noi affrontiamo quello che possiamo, cioè noi intanto abbiamo in mano un'eccellenza per rispondere. Poi ovviamente è la rete che deve risolvere i problemi dei servizi, la rete dei borghi, la rete dei comuni, e quindi questo è una cosa che noi forse in qualche modo possiamo anche, come dire, mettere, dare il nostro contributo. Vuoi replicare, Antonio? Sì, credo che sia interessante continuare a confrontarci, perché io di quello che ha detto adesso l'architetto condivido ben poco, no? E quindi mi fa piacere confrontarmi per vedere se, approfondendo alcuni temi, se si riesce a chiarirli e a trovare una sintesi, una soluzione, no? Quindi io mi occupo di creazione di nuove imprese, conosco i numeri delle attività di produzione agricole, delle trasformazioni agricole, e in questo momento posso dire che le prospettive che si sviluppino queste piccole attività sono veramente molto, molto più ridotte rispetto a prima. Quindi io non credo che gli spazi per avviare nuove attività siano quelli di 10, di 15, di 20 anni fa, se poi volete, però bisognerebbe scendere nel merito, e quindi questo non penso che la tendenza sia quella. Credo che sia molto difficile oggi prospettare delle piccole nuove attività che abbiano dei ricavi superiori ai costi, e quindi nel momento in cui si progettano c'è una notevole difficoltà a configurarle in modo tale che possano sopravvivere e svilupparsi. Questo è quello che mi verrebbe a dire, però questi aspetti meriterebbero forse un approfondimento proprio puntuale su questi. Rispetto poi a come vivere, cioè io ho l'impressione che se non si entra nel merito, se non si scende nello specifico, se non si trovano delle soluzioni innovative, da questo momento di crisi, cioè, premesso che io sono nato in un borgo, mi occupo di creazione di microimprese da 30 anni, quindi questo tema dei borghi per me è un tema che mi affascina molto,
però dovessi fare una previsione, se il tema viene affrontato così come viene affrontato, che saranno sempre di più le città a trasformarsi in borghi, che non i borghi a diventare centri urbani, no? Come, e quindi, ecco, questo, però ripeto, su alcuni punti bisognerebbe entrare più nel merito e fare delle votazioni più approfondite. Posso dire una cosa piccola? Prego. Lei ha il peso della sua conoscenza. Io ho l'ottimismo della mia ignoranza. Ma il futuro non viene prodotto dal peso della conoscenza. Il peso della conoscenza sostiene l'ottimismo dell'ignoranza. Quindi, rispetto a quello che dice lei, quando io parlo di futuro, questo è l'unico futuro possibile, ma il futuro deve essere costruito, non può essere subito da una tendenza che non ha funzionato e che non sta funzionando. La chiudo qui. Direi che un giorno potremmo confrontarci un momento. Ma, e vedere che cosa stimolate Antonio e Anna, stimolate il dibattito sulla chat. Sarà un Antonio, sei sulla chat se non sbaglio, poi potete dialogare anche, come dire, in bella mostra al gruppo. D'accordo. Vi invito caldamente. Un'offesa, era un complimento, non era, siamo, no, vogliono entrambe le cose, ci vuole la sostanza dell'aiuto, della consistenza che ha lei, ma ci vuole anche il vedere il futuro in maniera diversa, che è l'unico possibile. Poi quello che ha detto lei, che le città devono anche diventare borghi, sono assolutamente d'accordo, e succederà. Cioè, spero che succederà, perché spero che ci lavoriamo anche su questo. Non sono in alternativa le due cose, sono due aspetti diversi di come l'Occidente si può, in qualche modo, può trovare un po' di felicità e un po' di sviluppo. Altrimenti l'Occidente si sta implodendo, no? Su questo non ci piove, voglio dire, dagli anni 60 in poi l'Occidente è imploso. L'Occidente, parlo dell'Europa, l'America in qualche modo stampa tanti soldi, noi abbiamo appunto il vincolo che non possiamo stampare tanti soldi, ma insomma la crisi del mondo occidentale l'abbiamo vissuta. Allora, o troviamo un modo di dare un colpo di coda e rinnovarci, e abbiamo tutto il peso, la bellezza storica di quello che abbiamo costruito, e rigenerarlo con nuovi progetti, con nuove idee, oppure siamo destinati a continuare a implodere. E quindi cosa facciamo? Abbiamo alternative? No, tranquilla, tranquilla, tranquilla Anna, verremo sbranati dai cinesi. Posso dire una cosa? Ma certo, a te Giovanni. Ma allora, intanto per questa mia duplice veste di imprenditore, anche persona che ha insegnato all'università e così via, mi piace moltissimo il dibattito che si è sviluppato. Però io vorrei riportare un attimo la questione dove siamo partiti. Nel senso che io sono abituato, e penso anche molti di quelli che sono qui in questo corso, a lavorare su dei progetti concreti, dei progetti fattibili, delle linee di sviluppo fattibili. Ora, cos'è la questione che secondo me è affascinante in questo borgo e che ha fatto sì che io lo riprendessi e lo portassi? Il fatto che in questo borgo, per la posizione, per i conti, perché poi bisogna fare anche i conti economici, per le particolarità delle produzioni, io condivido quello che dice Montefinale, Antonio, cioè ci sono tante, oramai tante cose che si potevano fare 15, 20, 25 anni fa, oggi non si possono più fare. Però per la particolarità di cui potremo poi approfondire nel gruppo dedicato su cui sta lavorando Anna, secondo me si crea una situazione che si può fare. Ora, molti di voi non mi conoscono, ma proprio lavorando sul si può fare, sul fatto che partendo da cose semplici, lavorandocene, mettendoli in atto,
stiamo comunque cambiando la normativa, stiamo comunque cambiando il rapporto, per esempio, tra debitori e creditori, o comunque stiamo introducendo delle modifiche in questo rapporto. Ecco, secondo me, in questo borgo, e concludo, per le valutazioni economiche ci stanno dietro, perché comunque è un'iniziativa sostenibile economicamente, perché comunque è collocato in uno dei posti più belli dell'Italia, perché comunque c'è una storia culturale che farà comunque da traino, perché ci sono delle produzioni specializzate che non conoscono difficoltà e tempistica. Ecco, secondo me si può fare un esempio virtuoso di come si può andare avanti, non su tutti i borghi d'Italia, perché ripeto, io vengo dalla Liguria, che è piena di borghi abbandonati, in posti dove, se non hai le tradizioni dei nostri antenati che lavoravano 15 ore al giorno e morivano a 50 anni distrutti, certo, dalla stanchezza, non è più possibile riprendere una lavorazione, no? Ma qui non siamo in quelle situazioni. Quindi io, ripeto, è molto interessante il dibattito che si è sviluppato e piace anche a me continuare a approfondirlo. Però direi, cerchiamo di concludere centrandoci su questo. Questo borgo ha delle caratteristiche che ci consentono di dimostrare che si può fare. Cioè si può rivitalizzare turisticamente, culturalmente, produttivamente un borgo, no? Ecco, io su questo, unendo le nostre competenze, proporrei di continuare a lavorare. Questo è un po' il messaggio che mi sento di dire. Adesso, tra l'altro, abbiamo già sforato il tempo che l'ingegnere con l'orologio in mano ci assegna sempre in questi dibattiti, no? No, beh, questa è la proposta che io faccio. Io faccio la figura del Caronte, ma in realtà è per tenere elevato e stringente il dibattito. Poi quando è stato stringente il dibattito, siamo andati anche per 3 ore su una questione ci era a cuore. Però per continuare il dibattito è stato predisposto un gruppo apposta a cui vi invito ad aderire, solo gli interessati naturalmente, per favorire questo bel progetto del borgo vicino a San Gimignano. Se non c'è nessun altro, e posto il link direttamente in chat, vi invito a fare passaparola e anche a proporre altri progetti. La prossima settimana ci sarà la proposta di un paesino siciliano che è appoggiato da una società londinese che aiuta questo sindaco, interverrà proprio il sindaco. Vi lascio la sorpresa del nome anzi no, l'ho già anticipato nella chat per chi è attento. Allora avremo questo sindaco siciliano che ci racconta come lui intende rivalutare il suo borgo. Se non c'è nessuno, c'è Davide Magri, vuoi fare? Sì, ma al volo, in realtà la questione è del tutto sociale, come dicevi, e parlavi di in realtà di risorse. La questione, io penso che sia legata alle risorse naturali, alle risorse di questi luoghi che devono essere valorizzate. Poi, come dire, io vengo da una generazione, sono nato nell'83, quindi ho esperienze diverse, come tutti, no? Come tutti noi. Poi è logico che le specificità d'Italia, ogni location ha le proprie sfumature. I giovani d'oggi, a meno che non siano quelli asserviti ad essere completamente presi dalla società attuale, iniziano a essere stanchi. Quelli giovanissimi sono completamente rapiti dal mondo tecnologico e non sono più assolutamente neanche in grado, penso, di distinguere quale sia la differenza tra un borgo naturale che porta a una vita diversa da quella completamente asservita alla tecnologia rispetto a quella che era comunque una vita che, con altri tipi di bellezze, con altri tipi di luoghi da riscoprire, con altri modelli di vita. E io credo personalmente che ci sia una forza in Italia legata a quelli che hanno la mia età ma hanno anche 5-6 anni di meno,
che hanno questa voglia di riportare l'attenzione a un tipo di economia diversa. È logico che ci stiamo scontrando con quello che è una deriva nazionale e mondiale che porta esattamente dalla parte opposta. Quindi io ne conosco molti di giovani che magari vorrebbero intraprendere questo tipo di strada opposta a questa occidentalizzazione estremista della tecnologia e dello sfruttamento. È logico che ogni parte d'Italia poi ha le sue derive. Io appoggio comunque il progetto e penso che quello di Anna sia stato un grandissimo lavoro, sicuramente quello di Giovanni, che reputo una persona. Grazie, grazie mille Davide. Buona giornata. Grazie a tutti. Un solo inciso, dato che si parla di giovani. I soggetti più esposti alle truffe digitali sono i giovani. Cioè questa loro, come dire, i millennial, questa loro dimestichezza con il fattore digitale, ma superficiale, li rendono fragili alle truffe. È un target a volte privilegiato dai truffatori. E questo dà un certo sentimento di preoccupazione. Certamente tutti apprezzano poi andare in un posto bello. La bellezza vince su qualsiasi tecnologia. A presto, un salutone. Alla prossima, al prossimo lunedì. Arrivederci a tutti, grazie. Ciao, Alfonso. Arrivederci. Ciao, Matteo. Ciao, Antonio. Arrivederci, grazie. Ciao, Davide. Ciao, Alfonso. Ciao. Arrivederci.